non solo questa patelletta, ma ho preparato anche la patelletta che uso sul ricurvo tradizionale, perché nel ricurvo tradizionale, vi ricordo, non si può utilizzare la piastra metallica con lo scopo di ancoraggio, ma bisogna utilizzare una patelletta fatta completamente in pelle. Eccola qua, anche questa l'ho refilata in modo tale che non ci siano interazioni. La vediamo con il picchio testarossa Donadoni, che